Giancarlo Vivona do un assist, perché se manteniamo appunto sempre il tema di questa tavola rotonda, fare rete nella diffusione delle buone pratiche, io gli ricordo, ma lo sa benissimo, anche come è venuto fuori il recente di qualche mese testo unico della Regione Calabria sugli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'andrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza. Ribadisco, un testo unico che è cosa diversa rispetto a una legge regionale, è un testo unico che azzera in un certo senso la precedente legislazione e soprattutto per le modalità come è venuto fuori, un testo unico votato dal Consiglio regionale all'unanimità, perché le modalità è stato, cioè questo testo unico è stato il frutto dell'apporto che una rete di associazioni, tra cui appunto Responsabilitali, ma una rete di associazioni che poi si è chiamata Viaggio Legale, in cui, fatemelo dire, pure la Scuola Superiore di Scienze dell'Amministrazione Pubblica ha avuto un ruolo importante, e quindi abbiamo collaborato con gli organi della regione, abbiamo integrato e migliorato l'originario progetto di legge per arrivare appunto a questo testo unico. Questo può essere veramente qualcosa da condividere con altre associazioni, da fare in modo che possa essere un patrimonio, diciamo, comune. Però la parola a te, Giancarlo. Grazie che ha fatto questo bel ricordo, ma io ricordo anche una domanda che Rossella Sobrero, quando mi ha fatto la Conetica, ha promosso una pubblicazione di CSR Piemonte, diciamo, ma qual è il progetto al quale tenete di più, era questa, e io ho risposto: noi ci siamo impegnati insieme alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, Libera, Lauser di Ren, in questa sorta di viaggio legale, perché noi riteniamo che la legalità, ma penso che è emerso ovviamente la legalità, è la precondizione per l'affermazione della responsabilità sociale. Oggi possiamo dire, appunto, rispetto a quando ho risposto a quella domanda all'inizio di novembre, oggi qua, insomma, c'è il testo unico, è diventato realtà e quindi è già un primo tassello del puzzle che è andato al suo posto. Però abbiamo, per esempio, però l'immagine di quello che è avvenuto in Emilia Romagna, che ci ha preceduto su questa strada. E che cosa hanno fatto in Emilia Romagna? Dopo che hanno realizzato la legge, non è detto che la legge o un testo normativo diventa esigibile automaticamente. E qua bisogna veramente, e io faccio una richiesta assertiva a tutti quelli che hanno partecipato al tavolo di stamattina, per dare continuità alle parole, perché sennò altrimenti facciamo chiacchiere e distintivo, come diceva. Allora, se vogliamo dare continuità, una delle prime questioni sulla quale ci dobbiamo impegnare è riprendere il viaggio legale per far conoscere, e poi noi siamo un po' particolarmente legati a questo testo unico, perché all'articolo 8, guarda caso, viene evidenziato un marchio collettivo regionale. Quindi noi con una puntina di orgoglio possiamo dire che 4 anni fa le abbiamo anticipate queste cose, ma non lo viviamo assolutamente come una forma di concorrenza. Sicuramente cosa diversa sarà il marchio regionale, cosa diversa sarà il marchio nostro, anzi noi lavoreremo perché tutti i soggetti possono prendere e possono aggiudicarsi il marchio collettivo regionale. L'altra cosa, sempre per continuare il ragionamento delle reti, noi siamo stati chiamati dalla Camera di Commercio, che sta facendo un'opera molto importante, questa Camera di Commercio, lo riconosceva la dottoressa Sobrero stamattina, lo riconosceva il Presidente, sono impegnati, hanno messo in piedi il laboratorio sulla responsabilità sociale dell'impresa. È una cosa che non può essere una cosa episodica e non può essere una foglia di fico per nessuno, perché noi abbiamo la libertà di parlare chiaro proprio perché
non dobbiamo raggiungere profitti. Quindi allora il laboratorio deve essere una cosa seria, deve continuare la riflessione sulla responsabilità sociale per esportare, per far, come dire, far fruttificare questa cultura della, della responsabilità. Una cosa a Manoccio, la vostra esperienza, quella della, dell'accoglienza, l'accoglienza si fonda su un vinci-vinci. Oggi come oggi non si può prescindere dall'accogliere, perché comunque significa far vincere anche le popolazioni autoctone, visto il livello. L'ha capito bene Banca Etica, perché la nostra associazione, fra le altre cose, è anche nel circuito di Banca Etica. Io sono un valutatore sociale di Banca Etica. Banca Etica l'ha capito bene, perché agli sprati, dopo le esperienze che sono state fatte all'Acqua Formosa, agli sprati viene riconosciuto il 90% come titolo di anticipazione, e non ci sono altre banche che consentono e favoriscono lo sviluppo del no profit. Un ultimo richiamo ad una slide che ha presentato il professor Manini, no? Quello dei cerchi fra profit e no profit. Beh, nel nostro piccolo, la nostra associazione si rispecchia in quello, perché siamo un punto di congiunzione fra esperienze profit, no profit, e soprattutto i liberi professionisti, che è una bandea, e che se cominciassimo poco poco ai liberi professionisti a dare delle coordinate, degli orientamenti, penso che potrebbero essere utili per tutti quanti. Grazie. Bene.